subito in compagnia di Lucarelli, il tecnico delle Chieti. Lucarelli, intanto i complimenti sia da una parte che dall'altra perché avete regalato una bella domenica di calcio. Chiedo subito quanto contento di questo pareggio. No, non sono contento, ma lo accetto volentieri. Quindi devo dire, come detto, bella partita, una domenica bella, importante, due squadre che si sono affrontate, non si sono risparmiate, a momenti c'era meglio l'Aquila, a momenti meglio noi, però alla fine il risultato penso che sia giusto, bisogna accettarlo. Non sono contento perché potevamo fare un pochettino meglio, ma questi ragazzi già lo sanno. Però dove? In che situazione? No, nel momento che abbiamo fatto gol potevamo essere ancora più determinanti a fare il secondo, a provarla a chiudere, invece non dico che ci siamo accontentati, però abbiamo scaricato troppa adrenalina in quel momento e siamo andati, diciamo, un po' dietro al fatto di commettere degli errori di distrazione. Il rigore, la punizione da cui nasce il gol, c'è stato un fallo di mano che ci siamo praticamente tirati la palla sulle mani. E per il resto però, devo essere sincero, lo accetto, però non sono contento, però ci sta, perché dopo, guarda, veramente dopo un mese e mezzo, avere già una squadra in questa condizione sia mentale che fisica per me è un grande risultato. Però il traguardo è ancora avanti e noi lo dobbiamo percorrere perché abbiamo tutte le potenzialità e le possibilità di arrivare fino in fondo. Io la voglio analizzare un po' dal punto di vista tattico, Lucarelli, questa partita, perché nel primo tempo l'Aquila provava a giocare con la sua qualità, il suo fraseggio, voi siete stati bravi a andarli a prendere e a cercare poi o l'ampiezza con Puglielli a destra o la profondità con Galli. Nel secondo tempo invece, soprattutto negli ultimi 25 minuti, le avete messi lì, avete alzato molto il baricentro. Sì, questo è dovuto al fatto anche che l'Aquila ha dovuto cambiare due volte modulo, si è messo a un momento 4-3-1-2, alla fine si è messo 3-5-2 a specchio, perché evidentemente per loro il risultato di pari era troppo importante. Io, più di mettere un altro attaccante come mezzala, come Anas, non potevo fare, i Cramellà, che è un giocatore di tanta qualità. Però alla fine è così, si racconta una partita dove il pareggio alla fine è giusto, ci sta che loro 25 minuti si sono tirati indietro e si sono un po' accontentati. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma senza peli sulla lingua, Lucarelli, questa è la sfida che vale la Serie D? E questa all'Aquila sicuramente sarà la sfida che vale la Serie D. Chieti e l'Aquila si giocano la D? Ci sono altre squadre che possono dare fastidio, quindi bisogna rimanere concentrati, perché è vero che l'Aquila e Chieti sono le squadre forse con più ambizione, non escluderei nessun altro per non fare torto, però oggettivamente è così. Però bisogna stare concentrati, perché adesso l'Aquila finalmente ha preso un gol dopo 945 minuti. Esatto, quindi è una magra consolazione, perché noi dobbiamo avere una mentalità più offensiva da questo punto di vista, però diciamo che può star bene oggi. Per quanto riguarda la domanda, il fraseggio, l'avere un po' di possesso palla, delle volte delle squadre hanno possesso palla, delle volte le squadre avversarie consentono il possesso palla, perché si può anche controllare dando la palla agli avversari, quindi accettare questa cosa, perché la squadra avversaria accetta di far fare il possesso palla e noi in alcuni momenti della partita l'abbiamo voluto far fare. È chiaro che l'Aquila ha dimostrato tantissima qualità, non è che, voglio dire, io ho sempre detto che erano primi prima, questo è un altro campionato. Certo, mancavano 31 partite alla fine del campionato dell'altra volta, adesso è un po' diverso e diciamo il livello si è decisamente avvicinato. Abbiamo, intanto ti chiedo se è possibile ripristinare il collegamento con lo studio. Io vado avanti con Lucarelli perché volevo capire un po' una cosa, se l'aveva proprio preparata così la partita contro la qualità dell'Aquila, attenderli, andarli a pressare o cercare la verticalizzazione per Galli o l'ampiezza sul lato destro? Ma sicuramente noi, avendo giocato a 5 a centrocampo, noi quando proponiamo siamo casomai messi anche 3-3-4 per cercare di tenere un po' bloccati i terzini e cercare di andare in ampiezza. L'abbiamo preparata così, andarla a prendere forte. Quando delle volte ci è riuscito, delle volte ci è riuscito meno, però l'idea era quella e credo che alla fine sia anche riuscita questa cosa. Io mi è piaciuto molto la voglia di vincere alla fine, non ce l'abbiamo fatta ma ci abbiamo provato, quindi devo essere sincero, alla fine va bene così, dai, mi sto ripetendo ma è così, insomma. No, gli ho fatto i complimenti a fine finita la partita, perché in effetti è un arbitro di qualità, secondo me ci avrà sicuramente futuro. Ma io dico anche che, come lo è stato l'arbitro con il Delfino, il ragazzo dell'Aquila, è stato bravo, perché non era facile arbitrare quella partita e secondo me è stato bravo anche il nostro convenzionale.